cosa significa andare a scuola, studiare o semplicemente voler giocare se sei un ragazzo down o non vedente o senza un braccio. Normalmente dover scalare muri altissimi, eretti dalla scarsa attenzione che la disabilità purtroppo ancora oggi attira. Ma un muro invalicabile può diventare ponte se c'è invece chi ti aiuta. E questa è la sfida che a cerchi concentrici sempre più ampi sta vincendo Scolas Occurrentes, la rete internazionale di scuole che il cardinale Jorge Mario Bergoglio inventò anni fa in Argentina e che ora conta 400.000 istituti collegati nel mondo. A fare cosa? A far sì che l'istruzione parli al cuore dei giovani oltre che all'intelligenza. Al quarto congresso mondiale di Scolas Occurrentes, chiuso in Vaticano il 5 febbraio scorso, Papa Francesco lo ha ricordato con una formula a lui cara. Scolas chiede armonizzare il linguaggio della cabeza con il linguaggio del corazon e il linguaggio delle mani. Che una persona, che un chico, che un muchacho, piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piensa y lo que hace. Haga lo que siente y lo que piensa. Scolas si rivolge a tutti i ragazzi, non solo ai disabili, ma sono stati questi ultimi i protagonisti dell'incontro in videoconferenza con Francesco, collegati con l'aula nuova del Sinodo da Stati Uniti, Sud America, Africa, Australia, Medio Oriente. Ciascuno con una storia di slanci e difficoltà e insieme di voglia di riscatto. Una scuola nuova, vitale, nata da una intuizione dell'uomo che sarebbe diventato Papa, aveva spiegato il direttore mondiale di Scolas, José María del Corral, presentando l'evento ai media. Ha visto che la cultura dell'incontro era possibile, perché ragazzi di comunità differenti, ragazzi cattolici, evangelici, ebrei, musulmani, si incontravano e generavano cambiamenti reali e concreti a partire dai loro stessi problemi. Questa è una rivoluzione che è cominciata da un piccolo seme, che è piantato lì e che poi si è andata estendendo naturalmente ad altri luoghi. Il patto educativo tra famiglia, scuola e istituzioni, ha constatato il Papa, un po' ovunque si è rotto. La ricetta di Scolas è di ricostruirlo, proponendo ai ragazzi percorsi che passino attraverso l'arte, la tecnologia, lo sport. In particolare, ha spiegato Francesco, attingendo a quanto di peculiare ogni tradizione storica e popolare di un paese custodisce come un tesoro di valori e di cultura. Finalmente, buscar en cada uno de nosotros y en nuestros pueblos, la belleza que nos funda con nuestro arte, con nuestra música, con nuestra pintura, con nuestra escultura, con nuestras literaturas, lo bello. Educar en la belleza, porque armonía dice a belleza, y no podemos lograr la armonía del sistema educativo si no tenemos esa percepción de la belleza.